Nereo Tiso, insegnante dell'Istituto Calvi di Padova. Ecco, siamo in questa aula vuota, ci sono le sedie, ci sono i banchi, però mancano gli studenti. Cosa succede qua? Succede praticamente che noi avevamo chiesto una classe in più con organico di fatto. Questa classe c'era stata assegnata, una classe prima, insomma, di ragazzi, ad un certo punto c'è stata sospesa. Noi abbiamo aule, abbiamo insegnanti, abbiamo gli alunni, non riusciamo a farli coincidere, cioè praticamente non riusciamo a garantire il diritto allo studio per la decima classe prima. I ragazzi stanno facendo lezione, però diciamo stanno facendo una lezione sospesa. Il problema è per le famiglie, al quale naturalmente hanno voluto iscrivere gli alunni nella nostra scuola, ai ragazzi, ai quali dobbiamo garantire il diritto di studio, e anche ai docenti, che sono un po' sul piede, diciamo, non dico nella fossa, però stanno là pensando che fine dovrebbero fare se qualora la classe venisse veramente sospesa, addirittura eliminata. Quindi stiamo ancora in attesa del 15 settembre, anzi meglio, dopo le varie lettere che sono state mandate tra la dirigenza e i vari uffici e il provveditore Iacolino, per capire come andremo a finire, insomma, perché noi vogliamo fare lezione, la stiamo facendo e vogliamo continuare a farla. Ecco, facciamo un passo indietro. Voi, prima che iniziassero le lezioni, che iniziasse l'anno scolastico, avete comunicato comunque al provveditorato che avevate tot classi prime, e poi cosa è successo? Noi veramente avevamo comunicato a luglio che avevamo 10 classi prime, e a luglio c'è stata l'autorizzazione da parte del provveditore per la decima classe prima. Sta di fatto quindi che noi abbiamo successivamente messo a posto le due aule, questa che era l'ex segreteria, quella sopra che era un laboratorio. È stata autorizzata, è stata controllata dai tecnici della provincia, quindi era agibile, anche perché nella nostra succursale del Ruzza sembra che l'Istituto Ruzza, insomma, non avesse altre aule, sembra, insomma, ma a noi, insomma, abbiamo constatato che così non era, perché ce n'erano. E quindi noi abbiamo messo a posto, abbiamo tutte le autorizzazioni, solo che c'è la sospensiva, diciamo, da parte del provveditore sulla questione della decima prima. Allora, che cosa fare? Noi vorremmo capirlo, noi vogliamo fare lezione, noi vogliamo garantire il diritto allo studio, questo è il nostro compito. Il compito delle istituzioni è un altro, quello di darci la possibilità di garantire il diritto allo studio ai nostri ragazzi che si sono iscritti all'Istituto Calvi.